viene mostrato, ragazzi, è un'alzata frontale alternato con il kettlebell. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora, andiamo a posizionarci sempre con i talloni leggermente più aperti rispetto alle anche. Teniamo le ginocchia poco piegate e cerchiamo di tenere la schiena rilassata e dritta. Posizioniamo i nostri kettlebell davanti le nostre gambe e andiamo a tenere il gomito disteso al massimo e portiamo in alto il nostro braccio destro. Il mio polso deve arrivare poco più alto della spalla, quindi io non devo mai sollevare il polso più in alto della spalla. Alterniamo con la sinistra, ritorniamo giù, andiamo con la destra, ritorniamo giù, ancora a sinistra, scendo, destra e vado giù. Cerchiamo sempre di tenere gli addominali contratti, questo mi aiuterà a tenere più ferma possibile la schiena, perché se io stringo addominali e anche i glutei, io creo come, diciamo, una protezione per la mia schiena e questo mi permetterà di non andarla a muovere durante la fase di alzata alternata delle mie braccia. Ciao e buon allenamento!